un secondo tempo con l'occhio prematuramente, diciamo, ai risultati degli altri campi. Un punto che alla luce di quanto avvenuto ci lascia soddisfatti. Oggi il Genoa in pratica ha abbandonato la quart'ultima posizione. Allora Mondoni, con un tranquillo pareggio fuori casa, un po' troppo tranquillo dice qualcuno, soprattutto nel secondo tempo. Ma non direi, per questo primo tempo poteva finire 6-6 e chiaramente si è vista una gara molto molto anomala. Non dimentichiamo che noi avevamo la migliore o quasi la migliore difesa del campionato, e prendere due gol in quella maniera, subire quelle due o tre situazioni molto negative, è chiaro che mi ha messo un po' la pulce nell'orecchio. Per Mondonico e Scoglio va bene così, e forse partite simili d'ora in poi ne vedremo molte. Il Genoa con 11 uomini contati per via delle squalifiche e l'assillo di non perdere, e l'Atalanta lanciata in zona UEFA ma senza l'influenzato Stromberg, giocano in pratica solo per un tempo. La ripresa è soltanto una lunga serie di passaggi per il controllo della palla e nessun affondo deciso. A scioccare gli uomini di Mondonico è stata la partenza fulminea del Genoa. Passano 35 secondi e i rossoblù sono già in gol con il piccolo Urban che raccoglie un lancio di Ruotolo e beffa di testa il troppo avanzato Ferron. Ben impostata come al solito soprattutto a centrocampo, l'Atalanta impiega 10 minuti a pareggiare. È Madonna che dopo un calcio d'angolo trova spazi fin troppo vasti per infilare l'angolino alla destra di Braglia. Il Genoa appare stordito e 7 minuti dopo l'Atalanta è in vantaggio. Tira a Bonacina e Braglia non trattiene, Caniglia appostato non può fare a meno di segnare. La storia non è nuova per i rossoblù, che si riversano in avanti in affanno. Prima Ruben Paz alza troppo la mira, poi Fontolan centra la porta ma è Ferron a salvare. L'incubo cresce per il Genoa che nell'ultimo quarto d'ora spreca tutto quello che è da sprecare, soprattutto con Ruotolo, che passa al portiere la palla del possibile pareggio. Oltretutto l'Atalanta è in agguato e Nicolini prima e Progna dopo fanno paura a Braglia. Ma proprio allo squadere è ancora Urban, con uno slalom deciso in area, a sorprendere Ferron e a fare andare le squadre al riposo sul 2-2. Della ripresa abbiamo detto, una bella giocata di Aguilera e un tiro di Ruotolo deviato in angolo sono le massime espressioni rossoblù. Sull'altro fronte neppure quello, ma Scoglio e Mondonico hanno già spiegato perché. Allora, Alberto Urban, qualcuno diceva che non avresti mai segnato, pur giocando sempre molto bene. Oggi ti sei rifatto, di gol ne hai fatti addirittura due. Che cosa è successo? È l'aria di Natale? Ma direi di sì, finalmente. Ecco, io i miei 5-6 gol l'anno li ho sempre fatti. Prima o poi venivano anche qui a Genova, l'anno scorso non ne ho fatti a Cosenza fino quasi alla fine del campionato e poi ne ho fatti 4. Direi che sono venuti questi due gol molto importanti per il Genoa, mi sono fatto un bel regalo di Natale, direi. Peccato che non siamo riusciti a vincere. Secondo te l'Argentina è già in forma mondiale? No, ancora manca tanto. Poi che l'Argentina gioca poche partite nell'anno, no? Sicuramente, poi che ci sono giocatori in Spagna, in Francia, lo che hanno rimasto in Argentina e che siamo qua, e allora è difficile trovarsi per giocare una partita, no?